Le serate, la gente che viene, allora cambiano, abbiamo detto che è cambiato comunque negli anni, c'è un pubblico differente ovviamente. Ci sono ancora, io quando ero piccolina che ballavo, mi ricordo che la gente veniva sotto il palco, chiedeva le canzoni, voleva l'autografo, voleva la foto. Adesso a maggior ragione con i cellulari che danno la possibilità di fare i selfie, c'è ancora questo tipo di pubblico che viene, che ha voglia di Sì, avervi di fianco? O è c'è più... ancora. Perché il contatto umano esiste ancora, esiste quello vero ancora, sì. Quindi è piacevolissimo, insomma, la Sì, la sera. gente vuole essere, oggi come oggi si vuole divertire tanto, ma vuole essere coccolata, sì. E quindi tanta energia quando fate le Beh sì, serate. perché comunque il pubblico ha le sue esigenze. Logicamente la prima cosa che tu devi cercare di capire e fare bene e farli divertire, perché oggi, dai, con tutti i problemi che ci sono, Certo. la gente viene proprio a ballare perché si vuole distrarre, anche se Certo. molti non ci riescono, perché vengono a ballare cupi, cupi, cioè Non proprio hanno un sorriso mentre non ballano. riescono a lasciare fuori il problema, no? È come se noi musicisti, andiamo sul palco, ognuno di noi ha i suoi problemi, no? Certo. Portassimo sul palco i nostri problemi, andassimo lì a suonare col muso, non salutare nessuno. E invece bisogna che anche questi personaggi qui lasciano i problemi fuori. La balera deve essere la discoteca, la sagra, chiamala come ti pare, deve essere un punto di gioia, di divertimento. La gente Deve essere deve una venire. terapia, come quando Esatto, è una uno... terapia positiva, perché la musica deve essere veramente una terapia positiva. Allora, non ci eravamo messi d'accordo, giuro, io dico sempre in ogni puntata perché la musica guarisce. Sì. È bellissimo, quindi lanciamo un messaggio ai nostri ascoltatori che quando andate a ballare rilassatevi, soprattutto sorridete, perché anche sorridere fa bene, ci si rilassa, ci Sì. si Poi dicono abbandona. che sorridere vanno via le rughe, no? È per quello che vi do sempre. Ah, no, è il Sì? contrario Vengono. veramente. È il contrario. Però Ecco. non vengono i mali brutti, Quindi, dicono. Novella, Luca e io Io sorridete, se rido, sorridete, se rido, vedi che non sorridete. vanno via. Ridi, ridi, ridi. No, io ho Sì. le rughe della simpatia. Vabbè, va bene, Questa non la quindi. conoscevo, va bene, andiamo avanti. Le mie pillole di saggezza, ma loro ormai mi Ah, ho conoscono. capito. Allora, parliamo di contatto umano che è bellissimo, Sì. parliamo di una canzone che è Verso casa mia dell'orchestra Grande Vento di Moreno Conficconi, cantata dalla splendida voce di Mauro Ferrara, che Mauro Ferrara ha un Un'icona della timbro. nostra Ha un timbro tradizione. Mauro Ferrara. Io me lo ricordo quando apre la canna di Romagna La Capitale, l'ultimo canna? Come pezzo. quando apre? La canna, non si dice da voi, quando fa Romagna Capitale, che fa il Ah, pezzo. quando fa il finalone, il Cioè, ho i brividi finalone. adesso che l'ho cantata Ah. io stonandola. Mauro, ti chiedo No, scusa. ricantala, fammi sentire. Nora. Comunque, a me piacciono molto anche i capelli di I Mauro capelli. Ferrara. Devi farti raccontare da Moreno come dice quando sono insieme loro Nero tre. seppia. Lo sai anche te, lo sanno Ma tutti. scusa, ma Ma. io so grigio perla, biondo pirla, nero seppia, ma io le so tutte. Vuoi farmi interrogarmi? Interrogami, sono preparatissimo. Beh, dobbiamo salutare anche la Carla, speriamo che ci stia Carla, guardando. un bacio in mezzo La alla signora fronte, Carlini, Carla, che la Carlini. Carla è meravigliosa. L'ho rivista che non è molto, è sempre lei, Sì. cioè è inossidabile. Sì, Passano gli anni, anche ma. Mauro Ferrara, lo salutiamo con affetto perché è una grande È persona. vero, sono Sì, splendidi. Grazie, ma grazie, tutti, troppo carini. Fiorenzo, Moreno, tutta la famiglia, salutiamo tutti. Adesso Allora. ero serio, cioè. Sì, siamo seri, no, davvero, siamo No, seri, sono no. carinissimi Sì, del nero loro. seppia non eravamo seri, però. Novella, cerchiamo Dimmi, di essere seri in novella. tutto questo Dimmi, dimmi. faceto. Tu Novella. invece, Tu invece. dall'inizio, sempre canzoni tradizione o comunque tu da piccola volevi farla cantante, quindi in un modo o nell'altro hai realizzato il tuo sogno? Guarda, io il mio primo festival che ho fatto, siccome che mi piaceva la musica, ero una bimba piccolissima, avevo la bellezza di 3 anni e mezzo, perché io ho una Dai. sorella che canta e lei ne aveva 7, io ne avevo 3 e mezzo. E mio padre, siccome mio nonno cantava, e ci portava sempre a scuola di canto, ai festival che si facevano nelle parrocchie, così. E
Io ho iniziato a 3 anni e mezzo a cantare. Infatti, però è anche ora che smetto, perché esatto. Ma amore, ma no, ma dopo tanti anni di carriera, ma Tiziana, cioè io invece, la mia c'è tutto cioè, hai capito, cioè, 3 anni e mezzo, pensa da quant'è che canta, basta. Ma questo, no? Ma come fai? Ma come fai? Ma quando entri in casa gli metti il cerotto? Ma dice sempre che chi disprezza compra. Amore, ma quanto amore gira, voi non lo vedete mai, a me è venuto diabete sì, ormai. Sono, cioè, c'è Cupido qua di dietro che lancia, c'è cioè proprio, amiamo una roba. Novella, no, quindi una canzone rock, andare in un gruppo metal, no, liscio. No, liscio, cioè a me piace la canzone italiana, però logicamente quando sei nell'orchestra devi fare un po' di tutto, ecco. Sono come Luca, io. Poliedrica, quindi... Come hai detto, scusi? Non è una parolaccia, si può non dire. Non è una parolaccia. È poliedrica, sì. Lanciamo una... Una canzone poliedrica adesso. Ma no! Non si può dire, no. Ok, va bene. Dicevo, lanciamo un sondaggio e vediamo chi risponde se poliedrica esiste o no. Ah, che no, se lo dice adesso lei, mi Tiziana, mette nelle beghe, però... Lei è molto grazie, preparata. Può darmi del colore o se vuole, basta, torniamo seri. Ma te hai una cantante che preferisci? Chiudo le orecchie alla novella un attimo. Una cantante donna. Del vostro gruppo, del vostro entourage. Del nostro settore. Beh, ce ne sono tante brave. Anna Maria Allegretti, una ragazza molto brava. Una cantante con la quale ti piacerebbe fare un duo. In che senso? Cantare te. A cantare? Ok, no, perché mi ero già illuso, ho capito che... Novella, come devo fare? Un duo? Come lei ha fatto con Moreno, io cerco il fidanzato, cerco l'amorosa. Te hai una canzone che prediligi che ti piacerebbe cantare con quella persona lì perché ha quel timbro di voce che magari ti piacerebbe. Stiamo per rovinare una famiglia, andiamo con un'altra canzone. Non sono preparato in questo momento, Luca non ti saprei rispondere in questo momento, anche se per dire ho fatto una collaborazione molto bella con Roberta che abbiamo scritto una canzone insieme, dedicata all'associazione Un Angelo, io ho scritto la musica, lei ha scritto le parole di questo brano. Mi sono trovato molto bene, però adesso non ti saprei penso dire. Penso che Luca non hai mai parlato, cioè a volte si può parlare in casa, no? No, ma certo. Non l'ho mai sentito dire. Te non devi chiedere queste cose. Il pubblico non ci vede nessuno, quindi a questo punto vi lascio con Verso casa mia, Mauro Ferrara. No, ma però hai un futuro.